Buona parlata a tutti, siamo con Gianmarco Guidaldi, capitano del Bogliasco 1951, ormai è arrivato al decimo anno con i colori bianco-azzurri. Allora Jimmy, 10 anni sono tanti, cosa ti senti di dire di questi 10 anni passati con i colori bianco-azzurri? Ma sicuramente vuol dire che sto invecchiando, quindi non è una bella notizia. No, a parte gli scherzi, è forse la più lunga, anzi sicuramente la più lunga militanza in un club per me. Sono arrivato che eravamo ragazzi al Bogliasco, poi abbiamo fatto un passaggio societario, devo dire, tra alti e bassi in questi 10 anni, come sai benissimo. Però il bilancio è positivo, insomma abbiamo purtroppo fatto qualche inciampo negli anni, ci sono state situazioni particolari, questo è un momento tra virgolette di rinascita, quindi stiamo cercando sia a livello tecnico sportivo che chi si occupa della società di ritornare insomma a quello che erano gli anni passati, quindi a riportare i due club, le due squadre in Serie A1, ad avere un settore giovanile di primo livello, insomma è un ciclo che è andato un po' a scemare, ora stiamo cercando di rimetterlo in piedi. Siamo reduci dallo stop dovuto al Covid, un nostro atleta purtroppo è rimasto positivo al Covid, quindi ci ha un po' interrotto, diciamo, la marcia di avvicinamento al playoff che sabato andremo a giocare contro Brescia. Cosa pensi possa aver influito negativamente? Cosa ti aspetti da questa partita, soprattutto da questo playoff? Parlaci un po' di questa situazione, di questo momento. Ma allora, devo dire che sì, abbiamo interrotto gli allenamenti per qualche giorno per questa positività, è il secondo, diciamo, la seconda volta che ci capita quest'anno, quindi siamo stati anche abbastanza fortunati. Purtroppo questo è un momento delicato, quindi fermarsi ora è sicuramente più problematico, però non credo sia un alibi assolutamente, anzi non vogliamo che sia così. Sono cose che possono capitare quest'anno quando uno ha iniziato, deve mettere in conto la quota di rischio e può accadere questo, può accadere di peggio, può accadere che dei giocatori saltino delle partite, quindi diciamo che lo sapevamo, l'avevamo messo in preventivo, quindi non deve turbarci la cosa. Oggi è mercoledì, per cui andremo a preparare questa prima gara di playoff tranquillamente, senza alcun alibi, sapendo che troveremo di fronte un avversario comunque che non verrà qui a far la vittima sacrificata, un avversario che è un po' la squadra satellite dell'AN Brescia che ha vinto lo scudetto, quindi ha tanti giovani bravi, un allenatore molto bravo che conosco personalmente. Insomma, non sarà una partita facile a prescindere dal nostro stop di qualche giorno. In questo momento stiamo riprendendo le attività giovanili, siamo ripartiti con le categorie, mancano solo gli under 14 che si spera presto possano partire. Come sta andando il campionato dei tuoi under 18, dei tuoi under 20? Ma per ora abbastanza bene, seppur con poche partite, perché poi le formule sono ridotte, sono concentramenti, si passa subito a una fase di eliminazione diretta, però ripeto, mi riaggancio a quello che ho detto prima, è un anno particolare, sono state studiate formule per consentire comunque di giocare tra le tantissime difficoltà, quindi prendiamo tutto quello che ci viene dato, anche se è anche difficile chiaramente organizzare, ancora non si sa dove, la prossima domenica con chi giocheremo, non abbiamo ancora chiarezza sulle fasi finali dei vari campionati, quante squadre passeranno il turno, quante andranno a fare quarti, semi e finali nazionali, quindi c'è ancora un po' di incertezza, ma è dovuta al momento, quindi insomma era abbastanza prevedibile. Per ora il bilancio è abbastanza buono, c'è tantissimo da lavorare perché non abbiamo più le squadre fortissime che avevamo in passato, questo perché sono finiti dei cicli importanti e ora è il momento di crearne di nuovi. Bene, l'ultima domanda, tu sei un ragazzo, ormai un uomo diciamo, ma per me sei sempre un ragazzo, ti ho visto ragazzino, bambino quasi, carico sempre di sorprese, lavori sempre con la testa, sei sempre al lavoro a cercare qualche novità. Cosa bolle in pentola ultimamente? Ma no, rispetto a per ora niente, no, diciamo che ora dal punto Un di vista camp?
Un camp di qualità, quello sì, è sempre stato un po' un cruccio perché qua abbiamo secondo me grandissimi tecnici, soprattutto a livello giovanile, e i risultati lo hanno dimostrato ampiamente. Qui si è fatto negli anni, si continua a fare il vero settore giovanile con ragazzi che nascono e crescono qui, a partire dagli Acquagol, che è la parte più difficile e che richiede più tempo. Quindi abbiamo questa fortuna, abbiamo due grandi allenatori, sia per la maschile che per la femminile, che sono svolge a Sinatra, quindi credo che queste competenze siano importanti per poter fare un buon lavoro anche per un camp di preparazione, se non estivo, subito a ridosso della prossima stagione. Va bene, Jimmy, in bocca al lupo. Grazie a tutti.